Sara Caldar della People Fly, partono dei voli per tutto l'inverno su Barcellona, il 28 ottobre è la data d'inizio. Quali sono i programmi futuri dei nuovi voli charter? Beh, intanto cominciamo a partire e cominciamo a vedere anche la risposta che ci sarà il nostro progetto, sperando che sia un progetto che possa concertare con il territorio. Anzi, noi ci auguriamo di incontrare molte forze imprenditoriali, le forze locali, degli enti locali, per dialogare con loro sulla nostra possibilità, migliorarlo e poi continuare con la Spagna e poi con l'Inghilterra e con la Germania. Siamo definendo gli ultimi accordi per lanciare la Alghero Valencia innanzitutto e la Alghero Madrid, e noi contiamo che a brevissimo, nei prossimi 15-20 giorni, possiamo andare online con le vendite. Dopodiché sperimenteremo in Inghilterra a Londra e per la Germania a Berlino. Quindi dopo l'inverno ci sarà l'estate? Esattamente, questo è il nostro primo, diciamo, la totalità, diciamo, del progetto che vogliamo portare su Alghero, considerando sempre il fatto che è una proposta che può anche essere rimodulata, rivalutata assieme a tutte le forze, diciamo, imprenditoriali, tutte le categorie, tutte le persone che vogliono partecipare a questo nostro anche investimento in questo territorio. I biglietti sono prenotabili da circa una settimana, come stanno andando le vendite? La cosa che ci rende in questo momento veramente contenti è il fatto che Alghero e Barcellona stanno rispondendo in maniera elevata su queste due destinazioni, sia da una parte sia dall'altra. Oggi il load factor medio dei nostri aeromobili è già al 40% e per Natale e Capodanno stiamo pensando di aumentare il numero dei voli, perché i primi sono già andati completamente venduti.